Bentornate e bentornati con le previsioni a cura di MeteoOne. Come possiamo vedere dal satellite, una blanda depressione continua a coinvolgere ancora il sud Italia, il Calabria e la Sicilia, ma si esaurirà nel corso della giornata. Mentre da occidente un esteso promontorio anticiclonico, portatore di bel tempo e temperature miti, sta conquistando tutta l'Europa fino all'Inghilterra. Immaginate che in questi giorni la Gran Bretagna, avvezza a temperature prettamente autunnali in questo periodo, sarà catapultata nuovamente in estate. Colpo di coda estivo che inizia ad interessare la nostra penisola a partire dal nord Italia e che gradualmente riporterà le temperature ben al di sopra della media stagionale. Questo evento, anche conosciuto come ottobrata, cioè un periodo caldo che ricade usualmente nei primi giorni di ottobre. Ma attenzione, avremo temperature calde al mattino, ma la sera le minime saranno abbastanza fresche. Questo fenomeno ricade sotto il nome di inversione termica, ovvero un forte sbalzo termico tra la temperatura massima e la minima. Ma andiamo a vedere il tempo sulle nostre due regioni per mercoledì 28 settembre. Eloquente l'immagine grafica con il sole che splenderà su tutte e due le nostre regioni, una bellissima giornata autunnale. Le temperature risulteranno in aumento di 1-2 gradi nelle massime, con ritorno a valori medi del periodo, stazionarie nelle minime o in aumento di 1-2 gradi sulle coste. Come già detto, intensa l'inversione termica tra il giorno e la notte, soprattutto nelle vallate. Venti deboli e variabili, mari da poco mossi a calmi. Ma andiamo a vedere la nostra consueta rubrica della foto che ci propone. Ringraziamo il nostro telespettatore Antonio Nicoli, che ha fotografato il Lago delle Orte nell'ex cava di bauxite ad Otranto. Meraviglioso il contrasto tra il colore rossiccio, il verde della vegetazione e il laghetto che si è venuto a formare all'interno dell'ex cava. E ricordate, se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di MeteoOne e Teleappula, oppure nelle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda alla prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.